avuto modo di toccare con mano la, ora permettendo loro di fare degli esercizi, ha avuto modo di toccare con mano la voglia di questi ragazzini di iniziare a fare attività fisica seriamente? Allora, la voglia è quella di divertirsi, di fare una giornata muovendosi e provando magari una disciplina nuova come quella della ginnastica, facendo chiaramente poche cose, ma l'obiettivo è quello di farli muovere e divertirsi, davvero. È lo scopo di questa manifestazione, in fondo. Il grande campione sente una sorta di responsabilità, diventa una forma di simbolo per i ragazzi al di là dello sport? Io ho sempre fatto la mia attività con grande onestà, professionalità. Se poi questo è anche un esempio per portare ai ragazzi, tanto meglio. Però io credo che tutto parta dalla famiglia. Noi cerchiamo di fare il possibile, ma tutto parte dalla famiglia. Certo che attraverso lo sport si può essere e diventare persone migliori. Esprime dei valori e dei concetti che possono aiutare davvero a diventare persone migliori. Ragazzini che vogliono imparare, sente più persona. No, ma io penso che noi ci divertiamo a far divertire loro. E è una bellissima giornata, il messaggio è semplice: fare lo sport con allegria, con musica, con spensieratezza, ed è questo il messaggio che lanciamo da 14 anni con Banca Generali, un campione per amico. Lei è sempre impegnato anche nel lanciare messaggi contro lo sport falso, lo sport dopato. No, ma io penso che tutti quelli che hanno fatto sport in un certo livello e sono persone per bene sono contro il doping, no, è normale. Il grande campione in queste occasioni si rilassa oppure le capita sempre di tenere acceso il fiuto? Mi rilasso. Oggi è la loro giornata, siamo a disposizione per farli divertire, per fargli passare una giornata diversa dal solito e perché sia per loro una giornata tra virgolette indimenticabile. Qual è il messaggio più forte che occasioni come queste lanciano? Quello di fare sport, perché al sud è un pochino di meno, ma in questi tour troviamo troppi ragazzi grassottelli che si muovono a fatica perché fanno poco sforzo o addirittura per niente, ma la cosa bella è che dopo il nostro messaggio vanno a casa e dicono ai genitori: papà, Graziani mi ha detto questo, Panatta mi ha detto quest'altro, e tanti di questi ragazzi cominciano a fare sport dopo aver fatto un tour con noi. Anche se è un gioco quello di questo momento, ha visto qualche tiro che un po' l'ha sorpresa? Sì, come no, ci sono dei ragazzi che si vedono che sono impostati, che giocano bene, li vedi subito da come calciano, da come si muovono.